Allora, una volta creato il file CSV, questo file CSV lo dobbiamo inserire all'interno di un notebook. Abbiamo detto che, quindi una volta posizionati in GeoFrame Vicenza, non dimenticatelo, dobbiamo aprire appunto la cartella del progetto, che per esempio nel mio caso l'avevo messa in Desktop Research OMS Project. All'interno di questa cartella, i notebook si trovano tutti all'interno della cartella Jupyter Notebook. Aprendola, vedete che ci sono quattro file per la creazione della griglia. Vedete Research Mesh Gen, quindi per generare la mesh, secondo parametrizzazione di Brooks & Corey, Kosugi, Romano e Van Genuchten. Quindi per il momento guardate questi. Quindi apriamo quello che interessa a noi, cioè Van Genuchten, perché noi abbiamo generato un file CSV per creare una griglia secondo la parametrizzazione di Van Genuchten. Dopodiché analizziamo un attimo questo notebook, in cui, allora, nella prima cella, nella prima e nella seconda cella importate una serie di librerie che ho provato con l'ambiente GeoFrame Vicenza, non ci sono problemi, le importa tutte tranquillamente. E vedete però nella prima riga questo run research mesh gen van genuchten.py. Allora, praticamente nella prima cella il notebook legge un file Python creato da Nicolò che ha al suo interno tutte le funzioni che verranno utilizzate in questo notebook. Quindi se in futuro voi, nel caso in cui doveste copiare il notebook in un'altra cartella, non dimenticate di copiare anche il file research-mesh-gen-van-genuchten.python che vedete qui. Quindi questo file, il file Python con il notebook devono sempre stare insieme, sempre nella stessa cartella insieme, altrimenti il notebook non vi girerà, cioè vi dirà non trovo la funzione, non trovo il file Research Mesh Gen. Stesso se utilizzate il notebook per Romano, il notebook Romano avrà bisogno del file Python inerente alla creazione della griglia con la parametrizzazione di Romano. Detto ciò, quindi qui si importano delle librerie, qui vi è diciamo, la parte che vi ho fatto vedere prima, quindi dove si inserisce appunto il percorso per la cartella dei file di input della griglia. Dopodiché il nome del file di input, il nome del file di input, il percorso con il nome del file di output che vedete qui, un titolo, il sommario, che anche qui ho riportato le linee del file CSV, e basta, è la data. Ah, cominciamo a fare dei run. Allora, intanto però vi faccio vedere cos'è questo file. Allora, se vedete, io ho aperto la cartella del progetto MS Project Research. All'interno di questa cartella vi è la cartella Jupyter Notebook, che è dove ci sono tutti i notebook, data in cui appunto vi sono i dati. All'interno di questa cartella troviamo Research Mesh Gen Input, che è, come ho detto prima, la cartella in cui vi sono i file CSV per le griglie. E qui, per esempio, aprendo questo, vedete che io ho creato questo file CSV in cui, vedete, vi sono due layer, la colonna si estende da 0 a meno 4 metri e per ogni layer ho assegnato dei parametri. Quindi una volta creato questo file CSV, così come vi ho detto prima, questo file si chiama ClaySand. Quindi claysand underscore vg.csv
faccio, eseguo il run delle prime celle. Qui io avevo ipotizzato una condizione idrostatica, infatti se vedete nel file, non è molto intuitivo esposto in questo modo, ma al fondo io ho messo 0 come suzione. Nel layer in mezzo ho messo meno 9,9 perché non conosco la suzione e in superficie ho messo meno 4 perché se sto considerando un andamento idrostatico non c'è acqua in superficie, quindi se la falda si trova al fondo, in superficie io avrò una suzione, dato che la colonna di suolo è meno 4 metri, in superficie avrò una suzione meno 4. Quindi scelto l'andamento idrostatico, queste sono delle celle in cui vado a definire, diciamo, le dimensioni. E qui vedete in maniera molto più chiara il file CSV. Vedete, i tipi sono tutti layer, eta va da 0 a meno 2 a meno 4. Ho deciso di dividere per farvelo più che altro vedere meglio, in un numero di volumi di controllo, in pochi volumi di controllo, ho scelto 10 volumi di controllo per ogni layer. Psi ho messo meno 4 e 0, teta S, teta R, KS, questi sono dei parametri che sono dati. Alfa e beta ho messo tutti 0, N alfa anche qui sono dei parametri dati ed è T0. Dopodiché, qui dovete continuare ad eseguire le celle. E per quanto riguarda build data, questa è una, per esempio, delle funzioni che si trova all'interno del file Python researchmeshgen.vangenugten.py, che quindi viene richiamata all'interno di questa cella. E quello che fa sostanzialmente questa funzione è leggere il file CSV ed estrapolare i valori di eta, quindi di profondità, e poi i valori della profondità all'interfaccia, la dimensione del volume di controllo, lo spazio che vi è tra due centroidi e così via. E con questo invece show mesh vi mostro la griglia. La griglia si presenterà quindi in questo modo. Vedete, ci sono due layer, anche se si vede poco, però ci sono due linee. Quindi la prima clay e il secondo è sand. Dopodiché, facendo uno zoom, vedete, questi sono i centroidi, i puntini blu sono i centroidi, le crocette in rosa invece sono le interfacce. E quindi in questo modo noi abbiamo la nostra griglia creata. Una volta creata la griglia, andiamo a, tramite quest'altra funzione, set initial condition. Questa funzione va a leggere invece, sempre dal file CSV, i valori di psi, che abbiamo fornito all'interno del file, dopodiché la plotta. Vedete qui che questa visualizzazione non è bellissima perché sono dei puntini così separati. Perché? Perché ho discretizzato il dominio in pochi volumi di controllo, però era appunto per darvi un'idea di quello che sono i risultati. E ovviamente vedete che abbiamo una condizione iniziale della suzione idrostatica, è nulla al fondo, vedete qui è 0, mentre in superficie è appunto meno 4. Dopodiché possiamo anche vedere il carico idraulico, che ovviamente, dato che siamo in una condizione idrostatica il carico idraulico è nullo, cioè è costante, in questo caso nullo. E infine possiamo anche vedere i parametri che noi abbiamo dato per ogni layer. Quindi ne abbiamo dato per ogni layer il parametro di contenuto acqua saturazione, il residuo, la conducibilità. Questi parametri li possiamo vedere
in questo grafico e vedere che dal momento che noi avevamo poco fa due layer, abbiamo dato dei valori diversi e quindi appunto si vedono dei valori per il primo layer e dei valori per il secondo layer. Stesso per il contenuto d'acqua residuo, per la conducibilità idraulica. E quindi in questo modo potete vedere tutti i parametri che abbiamo dato. Per esempio, per l'alfa che abbiamo dato 0 è tutto uguale. Infine, con l'ultima cella, quindi quando fate il run del notebook, dovete fare il run fino alla fine, perché l'ultima cella è proprio la cella che andrà a salvare la nostra griglia. Quindi andare a creare finalmente questa griglia. Una volta creata vi spunterà appunto che la scrittura è andata a buon fine e vi mostra anche il percorso dove è stato creato, dove è stata salvata, scusatemi, e vedete che la griglia è stata creata, è stata salvata in data, in GridNet, con il nome claysand.nc. Quindi la nostra griglia sarà esattamente name in data, GridNet, qui. Claysand. Poi questa griglia ci servirà per la parte 2, in cui faremo poi girare il modello di Richards. Ci sono domande su questa parte? Che se non ci sono domande, ora non ci sono.